Quando si sente il triste suono del silenzio di fronte a un monumento che ricorda chi ha sacrificato la propria vita per la libertà e la democrazia, non si può restare insensibili di fronte a un atto così altruistico. Così è accaduto nella giornata di ieri, 27 agosto, giorno in cui ricorreva l'80° anniversario della liberazione di Fano dall'occupazione nazifascista. Quando l'amministrazione comunale ha organizzato un corteo che ha deposto una corona d'alloro nei luoghi più significativi che ricordano i caduti della Seconda Guerra Mondiale, le vittime dei bombardamenti, i partigiani mandati a morte, le vittime innocenti come i due bambini Temistocle Paolini e Renata Marconi uccisi da un soldato mentre si trovavano nei pressi della caserma Montevecchio, oggi non più esistente. Un corteo che ha fatto l'ultima tappa al Pincio, nel luogo in cui le truppe dei liberatori, i soldati polacchi della divisione Carpazzi al comando del generale Anders, hanno fatto il loro ingresso in città. Qui il sindaco, intervenuto insieme al viceprefetto Antonio Angeloni e alle altre autorità cittadine, ha ricordato i valori che da quel giorno la città coltiva. Proprio nei momenti più bui che emerge la forza, il coraggio e la determinazione di un popolo. E così fu per i nostri concittadini che seppero resistere all'oppressione e lottare per la libertà. Quali sono i valori che avrete voluto ricordare? Sì, oggi è una giornata molto importante, ringrazio di tanti cittadini e le tante cittadine, le autorità civili e militari che hanno presenziato insieme a tutte le associazioni. Direi che Fano rende omaggio a questo importante evento che è avvenuto 80 anni fa. La liberazione di Fano è un momento storico per la quale tante persone hanno pagato addirittura con la vita, quindi era giusto ed è giusto ricordarlo ogni anno. Oggi è un anniversario importante perché appunto è l'80° anniversario. La libertà è un bene molto importante di cui non bisogna mai dimenticarsi il valore che ha questa parola e ha anche il valore, diciamo, della libertà in sé per sé. Oggi noi siamo un paese libero, ma sappiamo che veniamo da anni e anni di guerre e di difficoltà, quindi oggi possiamo vivere in maniera serena grazie ai nostri padri e alle nostre madri che in molti casi hanno perso la vita proprio per noi, quindi dobbiamo rendergli grazie e anche il passato ci deve insegnare di non commettere gli errori per il futuro, ma anche direi il futuro prossimo, perché ancora purtroppo in giro per il mondo vediamo quotidianamente le guerre, le distruzioni, le difficoltà di chi purtroppo non è libero. È lei che ha organizzato questa manifestazione oggi? Sì, l'amministrazione ci tiene a ribadire i valori dell'antifascismo e a lavorare contro la violenza, che sono temi molto attuali, quindi siamo qui oggi per ricordare. Ci sono altre iniziative in programma, in modo particolare per le scuole, tra poco comincia l'anno scolastico. Adesso abbiamo delle iniziative in programma, chiaramente le dobbiamo mettere a calendario, quindi non le sto ad elencare, però siamo al lavoro per tante attività e con le scuole e anche per i cittadini, chiaramente per tutti i cittadini.